Cicloturiste e cicloturisti, benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale Alpec Nitro, una e-mountain bike di fascia media con delle geometrie molto interessanti che la rendono simile ad una e-trekking, quindi una bicicletta trekking con la pedalata assistita. Andiamo però adesso a vedere quali sono le sue caratteristiche tecniche che la rendono così particolare. Telaio in alluminio con passaggio cave interno e motore centrale Bafang da 250 watt e potenza erogabile fino a 80 Nm. Il tutto alimentato da una batteria da 625 watt-ora, ma c'è anche l'opzione di averne una da 860 watt-ora, in grado quindi di garantirvi ancora più autonomia, ma di quella ne parleremo più avanti nel video. Display LCD molto grande e dettagliato che garantisce la corretta visibilità anche sotto il sole, dettaglio da non sottovalutare, e che si illumina grazie ad un sensore di luminosità che accende automaticamente anche le luci anteriore e posteriore, che ho trovato belle potenti e utili. Tasterino sulla parte sinistra un po' cheap, che sicuramente non è il più comodo sul mercato, alla fine fa il suo e si può usare tranquillamente anche con i guanti. Sulla parte destra invece troviamo il comando per il cambio, anche questo sembra un po' cheap, però alla fine funziona con la sua levetta che funge da indicatore per la marcia che stiamo utilizzando. Cambio S-Ride a 10 velocità 11.42 con la guarnitura anteriore da 38. Copertoni Vittoria Barzo da 2,25 pollici montati su cerchi tubeless ready in alluminio da 29. La forcella è una X-Fusion RC32 da 120 mm di escursione. Sulla Alpec Nitro troviamo poi freni a disco idraulici Clarks M2 da 180 mm che si occuperanno di fermare non solo il vostro peso ma anche i suoi 23,5 kg dichiarati dalla casa madre. A proposito di casa madre, che è piemontese e assembla la bicicletta a Bosconero in provincia di Torino, fa piacere vedere un'attenzione ai dettagli, come ad esempio il colore, la tonalità 50-18 è davvero bellissima a mio parere, e anche la doppia predisposizione qui e qui per il portaborraccia. E anche una delle coperture più comode da aprire anche con i guanti per ricaricare la batteria senza smontarla. La trovo veramente veramente comodissima. Insomma, sulla carta questa Nitro, e anche a livello di scelta di componenti, è interessante, accattivante, ha una bella linea, a me piace veramente tantissimo il telaio, sicuramente i componenti non sono top di gamma, però di tutto rispetto. Ma a questo punto andiamo a testarla e testiamola a fondo, perché la porterò con me 6 giorni nelle Marche, dovrò fare tanti chilometri, tanto dislivello, quindi diamoci dentro. Raga, Macerata non è per niente pendente, quindi possiamo testare questo motore della Bafang. L'ho messo al massimo sulla marcia più alta, qua siamo su pendenze direi del 15%, sto quasi per impennare, però no vabbè, massima facilità, ma che roba, come bere un bicchiere d'acqua raga, facilissimo, molto potente questo Bafang, I like it. Attenzione, test partenza al 10%, non è neanche la potenza massima del motore, però test perfetto qua al 19%. Tiene botta la Nitro, 20%, attenzione, 22%. Sto facendo un po' di sforzo, ho un po' di fiatone, però sale, quindi sta facendo ovviamente lei tutta la fatica, ma tanta tanta roba, 22% fisso raga. Vediamo la batteria qua, quanta batteria consumerò, secondo me per questa salitozza tutta una tacca va via. Attenzione qua, mi sa che aumenta ancora la salita, aumenta ancora la pendenza. Ce la fa. Il manubrio largo, tra l'altro, con queste salitozze permette di guidare bene la bici, quindi si può fare. E finalmente un po' di stradina bianca, raga, guardate che spettacolo. Sembra finto, sembra veramente finto. Testiamo anche un po' così questa Alpec Nitro in discesa, no, massima sicurezza. Gli ammortizzatori bloccati, ecco qua sarebbe stato utile avere forse uno sblocco, un pulsante di sblocco per la forcella, ecco ancora qua un po' dissestata la strada, però comfort di guida sì, il manubrio è bello largo, le manopole morbide e la posizione di guida quindi aiuta ad ammortizzare le varie asperità del terreno, quindi veramente veramente eccellente. Attenzione, rampa improvvisa su sterrato. Siamo alla marcia, ma comunque siamo al massimo della potenza. Veramente nessun problema, anche Mauro al massimo della potenza. Attenzione,
qua a 16% il picco, attenzione. E qui forcella aperta. Attenzione, gradino con la forcella aperta, è più facile ovviamente, ecco. Ammortizzatore aperto, motore che spinge e andiamo a godercelo questo gravelino. Curvettina insidiosissima, alla grande, un dito sui freni, altra curva ad U molto accentuata, tutta in regolare, Skoda un po' sul retro ma mantiene bene la linea questa Alpec Nitro. Il divertimento in discesa è garantito, se poi volete ribloccare la forcella non è molto comodo, però potete farlo facilmente semplicemente ruotando questa levetta. Appunto, non è comodo, però si può fare, basta un po' di attenzione mentre si pedala. Adesso stiamo scendendo a tutta qua da Castelpiano lungo il percorso di Neumarke, curva molto decisa, altro torrentino a U, niente male, molliamo adesso. Per chi come me non è molto avvezzo, comunque non gli piace tantissimo la velocità, non gli piace andare troppo veloce, gli piace stare sicuro, beh, comunque loro restituiscono un'ottima sensazione, un ottimo feedback di sicurezza, sono a disco idraulici, marchio Clarks, comunque una marca sicuramente non blasonata, però non sono scattosi, danno sicurezza, fanno sentire sicuri su qualsiasi curva, anche decisa come queste qua nelle Marche, che non scherzano davvero per niente. Lo sterrato è un po' irregolare, così possiamo prenderla a tutta velocità, assistenza livello 2, in discesa si va alla grande. È veramente accidentata in alcuni punti, non so se la GoPro rende l'idea, però posso prenderla a tutta velocità senza problemi, anche con cunette improvvise, comunque ero a 40 all'ora, però sono riuscito a tenere bene il controllo della bici. Subito qua un'altra salita, insomma si guida bene veramente in qualsiasi condizioni questa Alpec Nitro. Forcella aperta qua, molto tecnica, anche la rampetta. Andiamo i freni un po'. E adesso che sta piovendo possiamo anche testare l'impermeabilità del motore, ovviamente a pioggia come questa. Scordatevi di guardare i fiumi, come tutti i motori l'acqua crea problemi, però comunque questo Bafang è certificato per resistere a spruzzi d'acqua oppure pioggerellina leggera come questa. Quindi da quel punto di vista nessun problema, potete utilizzare questa bicicletta con qualsiasi condizione meteorologica. Salitozza. Cambia tutta, motore al massimo e si va. Wow. Tocca tornare indietro. Wow. Manovrabilità c'è. E poi va bene, l'uso urbano che ve lo sto a dire, marcia più bassa e assistenza al massimo e ce la si gode veramente veramente tanto. Però nel caso prende lo sterratino senza problemi, ancora asfalto, si continua a spingere, ovviamente il motore stacca sempre al momento giusto, quindi aspettatevi un repentino rallentamento dovuto al fatto che per legge appunto 25 all'ora il motore stacca completamente l'assistenza, però appena voi andate tipo a 24 all'ora ecco che vi dà un'altra spintina, un altro bel kick per ritornare sopra i 25. Quindi il motore da quel punto di vista funziona molto bene, certo è che appunto non è super fluido come possono essere altri motori come Bosch, come Shimano. Abbiamo questa curva strettissima, facendo un po' di piega, no problem, veramente nessun problema, maneggevolezza al massimo. Adesso sto anche guidando utilizzando un action cam, quindi non ho la mano perfettamente sul manubrio, ma comunque lei mi dà sicurezza, ecco, questa è una cosa molto importante specialmente per chi cerca una bicicletta e-trekking per spingersi a fare cose interessanti, ma vuole comunque un mezzo sicuro, un mezzo che sia maneggevole, agile, ecco. Poi unito ai suoi freni che veramente sono eccellenti, e insomma ha varie forme, è sia sportiva sia reattiva, scattante, però è anche sicura da guidare, quindi penso che sia interessante per diverse tipologie di persone, diversi
utenti in bicicletta che vogliono magari una bici, sì, in grado di spingere, ma perché no, anche di essere comoda e di fare tanti chilometri. Eccomi di ritorno, tour concluso. E allora, parto subito col dire una cosa. Ero partito molto prevenuto. In realtà mi ha stupito. Non sapevo se lei avrebbe retto questi 500 km di test con tantissimo dislivello. Ogni giorno facevamo più di 1000 metri di dislivello, soprattutto a livello di gestione della batteria. Invece lei, ragazzi, si è comportata veramente, veramente molto bene. E questo ci tengo a dirlo considerando il prezzo di listino che ha, perché lei con 3.430 euro è davvero molto interessante. Un motore da 500 watt e un'autonomia testata sul campo che è arrivata in una giornata a farmi fare anche 90 km con più di 1.400 metri di dislivello, sicuramente è molto interessante, specialmente per chi cerca una bicicletta in grado di accompagnarlo utilizzando la pedalata assistita su distanze anche interessanti. Parliamo quindi di una bicicletta che può essere sia sportiva grazie alla sua maneggevolezza e agibilità, questo dovuto all'angolo di sterzo veramente molto grande, il manubrio di dimensioni generose aiuta nel utilizzare la bici anche su percorsi molto tecnici, ma al tempo stesso riesce ad essere una bicicletta anche comoda. Le sue geometrie non sono da mountain bike front a pedalata assistita così spinte. Il motore qua centrale è ok, e sì, lo sappiamo che non è né Bosch né Shimano, che io adoro, e ovviamente non è il top di gamma, quindi per dire, non aspettatevi una fluidità nell'attacco e dello stacco dell'assistenza del motore super fluido. Attenzione però, questi sono dettagli che uno inizia a notare magari quando usa sempre più tipologie di biciclette elettriche. Per una persona che non ha troppe pretese ma comunque cerca un motore potente, perché lui è potentissimo, ha una potenza in salita e un'assistenza veramente incredibile, se cercate un motore potente, beh, lui è davvero davvero ottimo. E il motore unito alla scelta dei componenti ci permette di andare veramente ovunque, anche su salite in sterrato molto interessanti e tecniche grazie alle ruote da 29 e al grande manubrio che ci aiuta a mantenere bene la traiettoria sia in discesa che in salita. È agile in salita, non certo come una full, ma si difende bene grazie anche all'aiuto del motore che spinge forte e ci aiuta a manovrarla al meglio. Stesso dicasi per la discesa, buona maneggevolezza e divertente da guidare, ma per me che non sono un amante della velocità ho apprezzato anche la sicurezza che mi viene data dai freni a disco idraulici da 180 mm, basta premere il freno con un dito e loro si azionano e sono molto molto sicuri. Forse per divertirmi ancora di più avrei preferito avere un comando per lo sblocco e blocco della forcella, che avviene tramite questa rotellina, che però non possiamo attivare e disattivare mentre stiamo pedalando perché è un po' pericoloso, quindi peccato, mi sarebbe piaciuto vederla. Magari con questo range di prezzo ci starebbe un blocco sblocco anche molto semplice. La forcella comunque con escursione da 120 mm fa il suo, però sicuramente avere un blocco uno sblocco insomma sarebbe stato più che utile per divertirsi ancora di più. Insomma, veniamo alle conclusioni e c'è poco da dire. Questa Alpec Nitro mi è piaciuta tantissimo da provare e per il prezzo che ha la consiglio, ma alla fine a mio parere i plus del motore, della batteria capiente, della maneggevolezza e comunque comodità complessiva, non ho menzionato il fatto che abbia un portapacchi e anche il parafango e quindi si può trasformare in bicicletta e-trekking all'occorrenza, ma se voi state cercando una e-mountain bike tosta con un motore potente che vi porti a fare anche sterrati impegnativi e belli cazzuti, beh, lei vi potrà portare a farle, vi accompagnerà anche per tanti chilometri, quindi non posso che consigliarvela. In ogni caso in descrizione trovate più informazioni e tutte le caratteristiche tecniche e la componentistica di questa Alpec Nitro. A me non resta che salutarvi, invitarvi a vederci al prossimo video, presto usciranno anche tutti i video delle marche in cui la vedrete in azione, quindi iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Un ringraziamento come al solito a tutti i fantastici Patreon che sostengono il canale, qua i loro nomi e link in descrizione se anche voi volete sostenere il canale con un sistema di abbonamento. Questo era veramente tutto da me e dalla Alpec Nitro, dal Parco Nord, che è sempre un ottimo luogo per fare i miei test delle biciclette. Ci vediamo ragazzi, buone pedalate, ciao!